L'Italie. L'Italie, pourquoi? Oh, moi, mon premier objectif c'était de rentrer dans un pays européen. Ah, un pays européen. Bien. Voglio restare in Italia, anche se quando ho lasciato la Costa d'Avorio il mio unico scopo era quello di arrivare in Europa. È uno dei giovani profughi accolti ad Ariano nell'ultima distribuzione disposta dalla prefettura di Avellino. Ogni giorno dalla zona periferica di Torre Amando, dove risiedono in un bed and breakfast, raggiungono a piedi il centro urbano della città per ambientarsi e adattarsi alla loro nuova vita. È più facile arrivare ici o è più facile arrivare? Chacun ses raisons. Gli abbiamo chiesto perché hanno scelto l'Italia, forse perché è più facile raggiungerla. Ci hanno risposto che ognuno ha delle ragioni diverse, quasi a voler sottolineare che la generalizzazione che si fa delle persone che arrivano nei barconi azzera le loro identità di persone. Non hanno rifiutato di raccontarci qualcosa quando li abbiamo fermati per strada, anzi, contenti di ricevere attenzioni, hanno cercato di spiegarci in poche parole che cosa si nasconde dietro il dramma degli immigrati e dietro la loro disperazione, quella disperazione che li spinge ad affrontare le traversate delle speranze nei barconi maledetti. Questi cinque ragazzi si sono conosciuti in Italia, ognuno di loro ha una vita da raccontare e sono diventati amici qui ad Ariano, dove sono contenti di soggiornare. Un'amicizia che li legherà fino a quando non riusciranno ad ottenere il permesso di soggiorno, solo allora decideranno in quale paese cercare di rimettere insieme i cocci della loro esistenza.